cui la tensione della squadra mobile è stata massima verso questo fenomeno. Abbiamo avuto soprattutto verso la fine dell'anno scorso, inizio fino a marzo, un picco notevole di furti in appartamento. Leggevo il mattinale ogni giorno, perlomeno c'erano due o tre furti al giorno consumati nella città Cavallona, oltre che negli altri comuni. L'attenzione è stata massima, l'attività investigativa che ha condotto a questo brillante operazione è stata condotta con un'investigazione pura, tradizionale, con l'impegno degli uomini a cui va il mio applauso. Gli uomini della squadra mobile hanno lavorato veramente in condizioni non facili, con grande professionalità. In tutto l'esperienza investigativa della polizia, della costruzione di Salerno, capire che dietro c'era invece qualcosa di molto più importante e più vasto che invece andava accertato. E con le loro capacità, delle loro attività investigative che vanno da quelle dell'acquisizione di tabulati, intercettazioni telefoniche, pedinamenti, appostamenti, insomma una serie di attività, come dire, proprio di livello artigianale, materiale, che forse in altre parti, in altri casi non si fa più, si è ottenuto un risultato notevole, perché si è trattata di venire a capo di un'associazione, insomma, formata da giorgiani che operava a livello nazionale. L'indagine ha fatto un salto di qualità assoluto nel momento in cui ci siamo resi conto che una serie di autovetture, un termine tecnico, di interesse operativo, cioè individuate come autovetture transitate nelle zone di accesso di Salerno, magari compatibili con quelli che poi erano stati furti in città, risultavano tutte accertate nella disponibilità sempre di soggetti di nazionalità georgiana, comunque est europea, risultavano incredibilmente tutte intestate ad una stessa persona, l'unica persona indagata di origine, di nazionalità italiana, il che chiaramente faceva immediatamente avvalorava l'idea iniziale, che era quella dell'esistenza di un gruppo organizzato che in maniera sistematica, quindi non assolutamente episodica o casuale, compiva i furti sul territorio. Persone che sono, nella migliore ipotesi, con 5-6 identità diverse, nella migliore ipotesi con 5-6 alloggi diversi in giro quantomeno per la Campania, quindi con una notevolissima difficoltà a star dietro, a pedinarli, a arrivare alle autovetture, a arrivare alle utenze, insomma è stato un lavoro davvero pieno di vero sacrificio da parte del personale della squadra mobile, a cui io devo dare un riconoscimento e vi chiedo di farlo. Vi chiedo di farlo anche perché l'invito che spesso facciamo alla collaborazione della gente, credo che questa volta abbia davvero una documentazione assolutamente certa. C'è questo spirito di intervento e di sviluppo delle indagini della squadra mobile si è coniugato con due segnalazioni assolutamente stupide, tra virgolette. Un commerciante di Ponte Cagnano che ci aveva segnalato una macchina strana a cui erano scese delle persone strane, di cui però aveva preso la targa, e ci aveva detto così, amichevolmente, ci aveva detto strana. Contestualmente, in quei giorni, un altro signore di Cava, che ha visto passare la nostra pattuglia della squadra mobile, ci segnalava un'altra targa di un'altra macchina, che stava vista stranamente a girarsi per le vie di Cava. E da lì che è nato quel discorso che qui faceva facendo il dottore Colamonici, perché quelle due targhe corrispondevano alla stessa persona, e quella persona aveva per 49 autovetture intestate, pur essendo la facente disoccupata e non avendo mai dichiarato redditi al